Castro, man, è l'argentino più forte che c'è. Ciao Ciao Luca. Lucas. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Bene, intanto. Grazie, grazie ancora. Grazie sempre perché mi ricordate ogni derby, ogni partita che si gioca il cuore della Lazio, mi chiamate sempre e non solamente voi, no? Tutto il popolo laziale sempre mi manda dei messaggini su Instagram e quindi questa cosa sono quelle che rimangono per sempre, no? Nel cuore e Ma tu lo sento la stessa sai che cosa. noi ti vogliamo bene. Io, Lo so. tu lo sai, io torno in corso ovunque, non ti puoi nascondere, ma tu lo sai. È vero, è vero. Vabbè, c'è affetto perché quando senti che c'è qualcuno anche lontano, che peraltro ha fatto scelte anche lontane dal calcio, Lucas, però quando sente Lazio, lui gliene può frega più di meno del pallone. Lui ha fatto tutte altre scelte, neanche lo segue, si può dire. E però quando sente Lazio, gli si apre quella parte di cuore e torna a parlare di calcio. E lo fa sempre volentieri, non ti dice mai di no. Senti, È vero, è vero. Ma adesso sono ad allenare una squadra di Serie B, il Chacarita Juniors. mo pure tu alleni? Sì, da No, tre vedi, è mesi. con un altro, vedi? Oh, Ma, vedi. aggiungete un altro allenatore di quella Lazio, vai, c'è anche Lucas. Però Visto a Lucas, tu mi Simone, ha devi dire fatto una cosa. benissimo, ha detto mi metto pure io. Certo, è che gli è che so, questo. No, ma tu mi devi dire una cosa e poi lascio. Cioè, dimmi che tu giochi come ti ha insegnato il tuo maestro, che è Bielsa. uno e uno soltanto, è Loco Bielsa. Un pochino, un pochino. Poi Glielo dico, se fai un'altra un'altra roba. cosa, sì, la idea del gioco è diversa, però ci alleniamo con delle cose del loco, no? Tutti, magari, tutti gli allenatori da 20 anni ad oggi le hanno rubato qualche cosina al loco, perché lui lo faceva 20 anni fa queste cose. Questo che si fa oggi, l'allenamento che facciamo oggi, lui lo faceva 20 anni fa, allora è stato uno avanti a tutti, no? E quindi le cose buone le prendiamo e se possono migliorare, meglio così. E quelle cose brutte, magari, o che non mi piacevano, cerco di non farle. Ma Luca, viva stai Iniesta, viva i andando? Sarri, viva gli Zeman, viva tutti questi allenatori Beh. che propongono calcio, che non si difendono e basta, che giocano per il gol, che vogliono giocare per i tifosi. Ma viva questi! Magari qualche partita la perderanno, ma chi se ne frega? Vai, Gianluca! Allora, no, io vabbè. Intanto io penso che ogni laziale, come negli eventi storici, no, si ricorderà Mamma cosa mia, stava facendo al gol di Castroman, perché questo è. il boato quella Ah, sera Edoardo, che ho io. sentito, mai più irripetibile, giuro. Un Ma boato. io sono vivo per miracolo, perché io ricordo ancora perfettamente proprio i fotogrammi di quell'azione. Ero in curva con un mio amico e volevo andare via perché mi ero stancato di vedere la Lazio perdere nel derby. Lui mi Poi in trattiene nel momento quell'anno. in cui Sinisa, perché noi sapevamo che cosa sarebbe accaduto in caso di sconfitta. Poi Sinisa viene a tirare il calcio d'angolo proprio da quel lato lì. E allora dico: no, 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 fermiamoci, vediamo che succede. E poi l'ho perso di vista. Ci siamo rincontrati fuori perché è stata tale la massa che mi ha portato 30 metri più in basso e ho capito solo che aveva tirato Castroman. Poi quante volte l'hai rivissuto, Lucas, quel momento? Perché quello è Intanto questione di un guardate le secondo. foto di quel gol di quella giornata, cioè lui Esatto. l'ha capito dopo quello che aveva Il fatto, gliel'hanno boato. spiegato. Perché lui tira in un angolo che ci stanno 10 centimetri per piazzare quel pallone lì e quel pallone rimane lì, cioè lui tira al volo e quel pallone prende quella traiettoria che è impossibile. Lucas, Cioè, a distanza di tutti questi anni, ammettiamolo, culo. diccelo. Ma no, 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 l'ho fatto no, no, no. proprio. Se la Ancora prendo di culo, 20.000 dai. volte va sempre fuori, giuro. Appunto, però Quindi no, no.
c'è sempre, ho avuto un allenatore che ho fatto le giovanili qui al Vélez, no? Che è morto un anno fa praticamente, lui calvanese, di cognome italiano quindi, pure lui. Come tutti gli argentini? Più o meno. Allora lui mi ha fatto sempre questo discorso, no? Che c'erano dei giocatori che avevano un 95% di fortuna e un 5% che mettevano loro in campo. E lui mi ha detto a me che io ero l'inverso, no? Mettevo il 95% e poi dovevo avere quel 5% di fortuna per essere nel punto giusto, nel momento giusto. E credo che quel calcio d'angolo sia stato quel 5% di fortuna che ho cercato dal minuto 17, quando sono entrato nel secondo tempo, no? Perché ogni palla che prendevo volevo andare avanti, volevo far gol, avevo quella voglia di spingere, e quindi ci ho pensato sempre che qualche pallone mi doveva rimanere lì per far gol. E quando ho visto venire quella palla ho detto è questa, non c'è un'altra. Questo affetto lo sento pure io, l'ho sentito dal primo giorno che sono arrivato a Formello, no? A Roma. Ci sono stati i tifosi, mi hanno accolto subito, poi c'erano dei bravissimi campioni, tutti i top nelle sue nazionali, no? E quindi mi hanno preso subito come uno di loro, e i tifosi, ho avuto questa cosa vera di cuore proprio che va più a quello che ho potuto dare in campo, no? Credo che questa sia la cosa più bella, e che mi è successo in solo due squadre, nel Vélez e pure nella Lazio.